rami dei caracciolo. Per quando il nostro compianto maestro Don Nicola faceva risalire l'etimologia dei carafano a cara femmina tua, che sembra che un esponente della famiglia Carafa salvò l'imperatore in una situazione storica che non è nota. Io devo presentare anche il tema del convegno, ma il tema del convegno non è l'obiettivo. Dovremo parlare dei Borboni, della dinastia dei Borboni e soprattutto dell'industrializzazione nel periodo borbonico, perché si ebbe un'industrializzazione oltre ad uno sviluppo culturale, ci fu uno sviluppo economico. Parlare dei Borboni è un po' comune alle nostre parti. Io ricordo che mia nonna mi parlava di Re Franceschiello, quasi per dire una figura nota, ma poi chi erano questi Borboni? Parlare dei Borboni nel napoletano significa parlare delle proprie origini. E parlare delle proprie origini significa ricomporsi bene, significa riscoprire la propria identità, non solamente storica, ma anche la propria identità culturale, e oserei dire proprio la propria tradizione, perché la parola tradizione, che oggi viene disattesa, significa tradurre, significa trasferire, significa trasportare. Trasportare che cosa? Trasportare i valori, trasportare le cose che valgono. Trasportare quello che è il fondamento della nostra cultura, e senza la cultura e senza la tradizione non si va avanti. Il signor sindaco diceva che noi dobbiamo pensare anche a costruire qualcosa, perché il lavoro manca, mancano le situazioni, ma senza la cultura, Gramsci insegnava, non possiamo costruire il nostro futuro. Ecco perché a me questi convegni di storia, sebbene io non sia uno storico, io sono un medico, sono un docente universitario, sono un medico, non sono uno storico, ma sono importanti perché io vedo la tradizione, prendendo a prestito una metafora che risale a Batesoni, una sorta di scatola in cui noi ci mettiamo tante cose durante la nostra vita e quello che ci insegnano, e queste immagini, queste raffigurazioni, queste rappresentazioni sono fondamentali per andare avanti, perché la tradizione è cultura. E Lévi-Strauss diceva che non si possono studiare gli dèi ignorando la loro immagine, quindi ignorando queste rappresentazioni, queste raffigurazioni che rappresentano quella che è stata la nostra tradizione. E ritornando al tema di Caracciolo Carafa, io non entrerò in merito perché sarà il nostro illustre relatore a parlarne. Vorrei solamente fare un piccolo antefatto, un piccolo panorama storico di quello che successe, perché dai Longobardi, che era stato fondato da queste parti un potente ducato, un grande ducato che poi diventò anche un principato, che durò 5 secoli, ci fu un intermezzo dei Normanni e nel 1130 a Ruggero II di Altavilla un antipapa addirittura gli diede il titolo di Rex Sicilia. Si parlava di un unico potente regno di tutta l'Italia meridionale, compresa la Sicilia. Poi, per ragioni dinastiche, con il trattato di Caltabellotta vennero divisi 2 regni, e c'era un regnum Sicilia superiore e un regnum Sicilia inferiore, Regno di Napoli e Regno di Sicilia, che non si unirono. Fu un esponente della famiglia Borbone, Carlo III, che, sebbene solo formalmente, non materialmente, unì i 2 regni nel 1734, anche perché i Borboni del Regno di Napoli erano comunque discendenti dai Borboni di Spagna, e la Spagna nel 1504 aveva vinto la Francia, quindi lo sviluppo politico, lo sviluppo economico, direttamente o indirettamente, nell'Italia meridionale aveva a che fare con la dinastia spagnola. Chi erano poi questi Borboni? Tutto cominciò da un matrimonio, da un figlio di San Luigi IX, Luigi il Santo, che sposò una certa Beatrice, la quale praticamente ereditò questo feudo, come feudo, il castello di Bourbon-l'Archambault. Io do volentieri la parola a
al principe Caracciola affinché ci possa parlare più dettagliatamente del tema del convegno e in tal senso. Chiedo scusa, sono